siamo alla stazione ferroviaria di Saronno, con noi due personaggi che si presentano. Rappresento il professor Schiaparelli, famoso astrologo, e il suo assistente. Io sono il suo assistente, appunto. Qual è il vostro compito oggi durante questa manifestazione, tanti costumi delle associazioni? Andare in giro e rappresentare la vecchia scienza. Esatto, sì, perché ecco che Schiaparelli, bisogna sapere che ha sempre avuto questo punto in origio, dove osservava le stelle. Cosa ne dite di queste manifestazioni che si ripetono ogni anno delle associazioni? Io partecipo tutti gli anni a queste manifestazioni sotto varie forme, per cui sono favorevolissimo. Mi trovo con una generazione di pittori, adesso mi faccio presentare, senza offese, il più anziano. Sono io, 85 anni. Tanto lui mi conosce, quel signore, no? Io sono il padre di questo baldo giovane del quale vado fiero. Che pittori rappresentate? Che tipo di pittura fate? Io faccio incisioni, faccio acqueforti, faccio... cosa faccio d'altro? Non mi ricordo più, sono vecchio. Tu? Io sono un pittore, figlio il nome del pittore che rappresenta? Francesco De Rocchi. Famosissimo Francesco De Rocchi. Per finire tu? Io sono il padre di questo giovane Francesco e faccio il decoratore e sono orgoglioso che mio figlio segua le mie orme ad un livello superiore. Un parere sulla manifestazione oggi, questa che ci ripete da diversi anni nella città dove abitiamo? È una bella manifestazione perché riporta in auge la storia e quello che Saronno è e dovrà continuare ad essere. Lei cosa ne pensa? Ma io sono vecchio, non penso proprio niente, Okay. Lei cosa ne dice? Ah, non tocca a me a dirlo. Diciamolo ai giovani, diciamo. Bravo, dimmi tu cosa dimmi pensi. Secondo me questa è una bella festa perché è in occasione di tutti i giovani che si vestono anche come Saronno una volta. Un attimo, attenzione, prego. Allora, il nostro treno parte da qui alle 10:23. Il signor Ermano ci ha detto che rappresenta il fotografo degli anni 30, chiediamogli qualcosa in merito di questo avvenimento, cosa dice, cosa ne pensa di quello che sta vedendo attorno, quello che sarà? Io venendo anche dall'anno scorso e altri anni che ho fatto, è una cosa meravigliosa, quest'anno poi sono aggiunte anche altre persone, è bellissimo, speriamo che li facciano sempre, che continuino ancora a farlo perché è bellissimo. Ecco, mi fa piacere aver trovato un personaggio che esprime proprio la felicità per avvenimenti di questo genere, un bel gruppo vicino a me, rappresentato principalmente da un volto sorridente, si è presentata come Don Guanella. Don, posso chiamarla Don? Esprima un suo giudizio su quello che sta vedendo finora e poi che può essere la solita manifestazione che avviene tutti gli anni. Beh, certamente io mi permetto di fare una correzione perché ormai è santo Guanella, quindi... Scusi la mia ignoranza. No, ci mancherebbe, ce ne sono talmente tanti di santi che non basta più neanche il calendario. Io posso solo dire una cosa, intanto mi sembra di essere tornato un po' nell'epoca che si sta cercando di rappresentare, no? Una cosa che mi preme dire, anche perché è una cosa un po' originale, io sto mettendo il copricapo tipico proprio di San Luigi Guanella, e mi hanno tanto raccomandato di conservarlo bene perché l'hanno rubato, nel senso non letterale della parola, l'hanno rubato al museo del Don Guanella. Passiamo a Suor Chiara, un'impressione anche lei riguardo l'evento di oggi. Guardi, noi siamo molto contenti di poter partecipare in questa occasione, in quest'anno particolare, perché? Perché proprio quest'anno, il 2 giugno, ricorrerà il centenario della fondazione della Casa Sant'Agnese, che tutti conoscono, insomma, che fa parte oramai attiva e presente della cittadinanza saronese. E allora abbiamo colto all'occasione il viaggio della speranza di Don Guanella, che è venuto qui a organizzare questa casa per le orfanelle qui
rappresentate dalle due ragazze, a cui dava la possibilità di imparare un mestiere e anche a leggere e scrivere, e le due sorelle Lucini, che sono le benefattrici di Saronno, che hanno donato per volontà loro proprio il loro appezzamento di terra dove oggi risiede la scuola di Sant'Agnese Ricovero. Benissimo, un bel quadretto. Posso chiedere alle ragazze perlomeno il loro nome? Certo. Alice, Giorgia, Ludovica, Fabiana. Grazie a tutti, Chiara e Michela. Noi siamo in mezzo a tante persone vestite in un modo strano. Volete cortesemente dire a me, chi ci sentirà, cosa rappresentate il vostro tipo di essere vestiti? Allora, noi rappresentiamo una famiglia storica saronnese che... Scusi, benestante? Masciuretti, sì. Si vede. Chiamiamoci Banfi, va, tanto per essere un nome così, e andiamo a fare la scampagnata al Sacromonte con i bambini e il picnic facciamo al Sacromonte. A Pasquetta di solito si andava a fare i sciuretti andavano a fare la scampagnata, ecco. Molto simpatica. Lei ha qualcosa da dire anche a lei? No, tutto a posto, tutto a posto, quello che ha detto lei è confermato. Va bene, manifestazioni del genere fanno piacere, giusto? Sicuramente, poi se possiamo aiutare la nostra scuola, benvengano. Va bene, vi ringrazio. Grazie a voi. Altro quadretto, un signore con la pipa, dei bagagli vicino, sicuramente porterà i bagagli. Esatto, sono il facchino di una giovane sposa accompagnata dalla mamma. Signora Gabriella. Buongiorno. Raffaella. Buongiorno. Cosa state facendo? Perché siete vestite così? Siamo vestite così perché siamo delle milanesi che vengono a Saronno perché ho una giovane sposa e troverà marito nella città di Saronno. Tu giovane? Oh, scusi, abbiamo il facchino con tutta la dote, tutta le lenzuola, tutto il corredo della sposa. Tu giovane sposa, ti faccio gli auguri, cosa vuoi aggiungere? Spero in questa Saronno piovosa di trovare il mio sposo, io ce la metterò tutta, ho portato la mia dote e il mio facchino mi sta aiutando a trasportarle, mia mamma mi accompagna in questa esperienza. Una famiglia saronnese in viaggio per Milano, molto ben messi, saranno secondo il modo di vestire anche dell'epoca, penso io, dei sciuretti, come si dice, con un capo stazione. Vi volete presentare? Signora, lei come si chiama? Mi chiamo Enza, sono proprio saronnatta e faccio la signora benestante in viaggio. Il marito? Io sono Mario e sono praticamente il benestante che ha deciso di andare a Milano a fare una passeggiata. Capo stazione? Io sono Andrea e sono il capo stazione che darà l'inizio al loro viaggio verso la villeggiatura. Un parere sulla manifestazione odierna che si ripete negli anni? Vabbè, è una cosa bella perché cerchiamo una volta all'anno di far rivivere la nostra città con i suoi usi e i suoi costumi, cosa importante per non dimenticare la nostra storia veramente da Sarunat. Lei, signore, è d'accordo con quello che ha detto il marito? D'accordissimo, d'accordissimo. Tu hai qualcosa da aggiungere? Assolutamente niente, buon viaggio e buone vacanze. Ultimo personaggio, ma non ultimo, ultimo personaggio solo in ordine di tempo, un emigrante che sta andando, penso, a Milano in cerca di fortuna, mi spiegherà lui, valigia, ombrello, ben attrezzato. Cosa vai a fare, dove vai a cercare fortuna? A Milano, ora arrivai. Arrivi dalla Sicilia? Dalla Sicilia arrivai. Cosa speri di trovare oltre al lavoro? Una moglie, fare figli e avere tutte le cose dalla vita. Ok, dal nostro punto di vista ti auguriamo buona fortuna. Mi ha colpito questo signore con il cappello di paglia molto elegante, una sgargiante cravatta rossa. La curiosità mi viene da chiedergli perché è vestito così, dove sta andando? Sto andando in vacanza. Ciao, mi puoi dire dove ti sta accompagnando tuo padre? Al mare. Al mare a che fare? Scusa, vedo che sei... In vacanza. Dove? Mar Ligure e Mar Adriatico? Ligure. Cosa ne dice dell'evento odierno che vede questi personaggi tipo lei e molti altri e poi la manifestazione che si svolgerà nel pomeriggio in centro? Dico che è molto bella, è molto valida. Un baldo giovane sui trampoli, devo alzare, devo guardare in alto perché è come una giraffa,
Come ti chiami? Lucian. Dove stai andando a fare lo spettacolo con questi trampoli? A Saronno. Stiamo andando a Saronno in piazza Veterani. Ascolta, un parere su quello che stai vedendo attorno, tutta gente vestita in costumi, e sull'evento, la manifestazione che ci sarà nel pomeriggio, un tuo parere? Il mio parere, vorrei essere nato in quel periodo, così sono tornato già lì adesso. Altro gruppo, tre donne ai miei fianchi, Maria, Elisabetta e Angela. Volete spiegare prima di tutto a noi, poi a chi ci segue, cosa rappresentate? Rappresentiamo per le dame che vanno San Pellegrino, portiamo le valigie, tutte le cose, i bustini delle signore, perché le signore quando vanno via devono avere la sua signora dietro con tutti i suoi cose. Le signore lì, le grandi dame che voi fate i servizi, come vi trattano? Bene, sono molto gentili, no? Veramente. Anche lei è di questo parere? Sì, anch'io. Un'altra cosa mi dite delle manifestazioni di questo genere, questo evento che si svolge tutti gli anni a Saronno? Molto bello, veramente interessante, una cosa... Sì. Partecipate volentieri? Sì. Ci hanno segnalato che c'era un fotografo con una macchina antica importantissima, l'abbiamo raggiunto, lei è il signor? Bortignolo Luciano. Ecco, signor Luciano, gentilmente spieghi a noi, a chi ci ascolta, chi ci vedrà, le prerogative di questo suo oggetto che ha in mano. Questa è una Leica del 1937, un M2, per cui la messa a fuoco è ancora per sovrapposizione di immagine, è una analogica, con rullino logicamente, obiettivo retrattile, è abbastanza luminoso perché è un 2.8. Diciamo, la domanda da un incompetente, le foto che lei fa con questo oggetto molto importante, ho capito le sue parole, compete con il macchinario d'oggi, ne abbiamo uno di fronte ad esempio, oppure c'è qualche pecca? Il risultato di una analogica come la Leica M2 è nel rullino è impagabile, non c'è confronto con le digitali, è una super fotografia che noi facciamo. Un'altra cosa, poi la lascio, un parere sulla manifestazione, sull'evento odierno con tutta la gente in costume, poi quello che ci sarà più tardi, da parte sua cosa ne pensa? L'entusiasmo che c'è in ognuno di noi che partecipa a questa manifestazione è esuberante, eccezionale, una cosa che deve essere fatta tutti gli anni, mai deve essere messa in un angolo, perché coinvolge anche la popolazione. Boys, come on.